Decisamente un passo indietro per l'11 neroverde di Nonato Ronci rispetto alla bella vittoria sul campo della Civitanovese della scorsa settimana. Allo stadio Angelini, al termine di 90 minuti privi di emozioni e soprattutto di conclusioni in porta, Chieti Fermana termina sul risultato di 0-0. Il gioco degli ospiti ha praticamente annullato le poche iniziative dei neroverdi, ai quali sono mancate soprattutto le giocate di Vittorio Esposito, che ha scontato il terzo ed ultimo turno di squalifica. Il tecnico Donato Ronci. Donato Ronci, non una gran bella partita, prende questo punto, la cosa migliore di questi 90 minuti. Partita difficile, cioè, abbiamo affrontato una squadra che ha pensato a mettersi in un modo in campo da impedirci proprio di giocare. Hanno coperto il campo tutti quanti, hanno lavorato tutti nella fase difensiva, si sono difesi addirittura di una certa volta con la linea 6, con gli esterni che si abbassavano, sono venuti per prendersi un punto e ci sono riusciti. Noi abbiamo fatto, secondo me, fino a tre quarti di campo bene, cercando di aggirarli da una parte all'altra, con Orlando e Del Grosso li abbiamo messi in grande difficoltà. Il problema è che davanti siamo un po' sterili, soprattutto perché, capito, c'è solo il Broso che cerca di dannarsi l'anima, a tenere palle e far salire. Quando ti mancano Michele Vano, ti manca Vittorio Esposito, è normale che magari perdi un po' il guizzo, no? Perdi quel giocatore che può far saltare l'equilibrio di una gara. Questa è la cronaca dell'incontro. Donato Ronci schiera il collaudato 4-3-3 con Orlando al posto dello squalificato Esposito, meno convincente Lagzir nel ruolo di centravanti rispetto a quello più proficuo di 7 giorni fa di punta contro la Civitanovese. Al 13° Orlando serve magistralmente Giron, l'esterno neroverde si ritrova solo a centroarea ma viene anticipato al momento del tiro. 3 minuti dopo Broso riceve palla a spalle alla porta dal Grosso, l'attaccante neroverde si gira bene ma la conclusione è debole ed imprecisa, palla sul fondo. 19° Nazziconi, ben imbeccato in area neroverde, prova la girata al volo ma colpisce male e ne trae un tiro facile preda di Placidi. Ancora una bella azione degli ospiti al 21° con una serie di scambi rapidi che liberano al tiro Omiccioli dal limite, conclusione deviata in angolo da Placidi in tuffo. Al 43° minuto la più nitida delle occasioni per i padroni di casa, con Del Grosso che mette al centro dell'area un pallone teso verso il secondo palo, Savut esce a vuoto e Cossu evita per una questione di millimetri l'autorete, pallone in calcio d'angolo. Nel secondo tempo, girandolo di cambi, al 14° Ronci mette in campo Perfetti al posto di Maschio e 3 minuti dopo dentro Diop per Lagzir, apparso piuttosto opaco quest'oggi. Risponde Osvaldo Iaconi al 20° con Tozzi per Ciuffetti e al 28° Bellucci per Valdas, ma la gara non cambia volto. Al 9° Fermana pericolosa in attacco, Padalino si libera tra due difensori neroverdi ed esplode un gran destro dal limite, Placidi in tuffo sulla sinistra, devia in calcio d'angolo. Al 26° ancora ospiti pericolosi con un gran destro del solido Padalino che sfiora la traversa. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara Mario Cascone di Nocera Inferiore. Deludente decisamente la prova dei neroverdi. Queste le parole dei due allenatori al 91° minuto. Mister, complimenti per la sua Fermana, subito imposto il gioco volendo fare la partita sin dal primo minuto. Si è cercato, poi con l'andare dei minuti, come avete visto, il Chieti ha preso sopravvento, ma possiamo considerare che forse stiamo facendo due campionati diversi. Noi stiamo cercando di uscire da quello che era una situazione precaria prima ed è difficile arrivare alla fine, quindi ipotizzare già la salvezza diventa un problema. L'obiettivo dei play-off resta sempre vivo. Guarda, il primo obiettivo era, io lo dicevo, di arrivare a 40 punti prima possibile, però le garanzie che mi stanno dando questi ragazzi nelle prestazioni mi fanno stare sereno ed è normale che adesso stiamo là a ridosso di Campobasso e Matelica, devono venire tutti e due a Chieti, quindi perché non provarci? Però chiaramente dovremmo recuperare tutti gli effettivi, perché se ogni partita mancano 4-5 persone è chiaro che diventa difficile.